Buongiorno, stamattina ci siamo svegliati così con questa vista spettacolare. Siamo arrivati praticamente ieri sera qui a Porto Venere e abbiamo deciso di farci un weekend di relax. Volevamo il mare, ma allo stesso tempo non volevamo stare troppo al mare, nel senso che quest'estate l'abbiamo visto tanto e probabilmente lo rivedremo ancora verso settembre, quindi volevamo fare una vacanza di relax, ovviamente sì, appunto al mare, però che fosse anche, cioè che ci fosse anche qualcosa di bello da vedere. E venire a Porto Venere era una di quelle cose che volevo fare da quando ero piccola, cioè più o meno da quando ho 18-19 anni che voglio venire a vedere questo posto, perché l'ho sempre sentito decantare. Ne ho sempre sentito parlare benissimo e effettivamente ieri sera siamo arrivati che era tardi alla fine perché abbiamo avuto dei contrattempi di lavoro e quindi non siamo riusciti a partire dopo pranzo come pensavamo. Perciò quando siamo arrivati era tutto buio, ma lo stesso, cioè era buio, ma era tutto talmente suggestivo che già di sera ero, boh, ero tipo impressionata da quanto fosse bello, anche perché la strada per arrivare qui costeggia tutto il mare e quindi ogni volta che magari c'erano delle curve e si aprivano degli sprazzi dove si riusciva a vedere meglio, c'era un panorama e un'atmosfera veramente di quelle, non so, romanticissime, bellissime. Poi siamo arrivati con la luna piena, quindi proprio il top dei top. E stanotte ero proprio in stile bambina, infatti non sono quasi riuscita, tra virgolette, a dormire perché ero talmente emozionata e talmente ansiosa, no? Che venisse giorno di aprire la finestra e vedere tutto con la luce del sole, che ero tutta agitata, insomma, non so se sono l'unica pazza a cui capitano queste cose. Però quando arrivo in un posto nuovo mi succede sempre così, sono ansiosa di vedere tutto, infatti adesso andiamo a fare colazione veloce e poi si parte in avanscoperta. Qui sono dei mini strudel e qui ci sono dei mini pezzi di crostata. Un sacco di brioche, sì, e dei pezzi di torta, buonissimi. Marmellatine varie, qua c'è fragola, lampone, queste qui sono a ciliegie. Frutti di bosco, beh, qui le fette biscottate, i biscotti questi qui che li adoro, Nutella, altra marmellata, ci sono veramente tantissime varietà di marmellata, di yogurt e un sacco di frutta fresca, buonissima, uva, fragole. Qua ci sono i pezzi di anguria addirittura, le pesche, no, queste sono albicocche, le pesche sono qui, sono ancora un po' addormentata. È rimasto anche qualcosa ancora di salato, però non tanto, eh. Salame, questo è ancora intero. Qua invece ci sono tutti i muesli con lo yogurt e ce ne sono tantissime varietà anche qua su. Siamo scesi un po' tardi a fare colazione, infatti avevamo il timore che non ci fosse più tanto da mangiare, invece super fornito, poi continuavano a rifornire le cose, hanno rimesso la focaccia, infatti Baso si è preso un po' di pezzi di focaccia Allora, ligure. ho mangiato due pezzi di focaccia ligure, poi un tortino al cioccolato, tortino quello Eh sì, piccolino. era, tipo, ma glielo ho fatto vedere, era tipo il plum cake, cioccolato e Sì, quello quello. là. Poi ho preso una brioche che all'inizio pensavo fosse ripiena, non ripiena, e c'era la marmellata Sì, dentro, e si era preso la Nutella per riempirla lui, quindi quindi. ho deciso proprio radicalmente di togliere la marmellata e mettere la Nutella che Quindi avevo dolce e preso. salato ha fatto. Io proprio non riesco a mangiarlo il salato la mattina, non so. E ho voglia di mangiare la focaccia, cioè ieri sera che Io voglio farei la colazione mangiarla, americana col bacon e eh. le Sì, uova lui queste. probabilmente, io non ce la farei, non so come facciano. Anche il Forse è gelato. l'abitudine, l'abitudine. Anche il gelato mi Beh, mangiavo. Mangevo. mi Mi mangevo. mangevo. Una volta mi sono mangiato il gelato la Ma mattina. sì, ma il gelato ci sta, cioè lo mangerei anch'io Sì? se fa caldo, eccetera, ma il salato proprio non lo so. Per me la colazione è dolce per eccellenza, sì. Deve essere salata. Comunque Dolce e salata. ci siamo messi già in tenuta molto comoda, magliette, pantaloncini e scarpe E a super camminare. comode e adesso iniziamo la nostra passeggiata verso la zona che abbiamo già segnato Nordic sulla walking, cartina. Nordic No, quello walking. domani mi sa. Dall'altra parte dell'hotel, quella diciamo dietro la nostra stanza, c'è tutto il campo da tennis con anche una zona relax molto carina.
per prendere il sole o per guardarsi gli altri che giocano a tennis. Bella pennichella post pranzo. Questa qui è la mini spiaggia che c'è dove c'è il nostro hotel, penso sia proprio quella dell'hotel, però appunto noi oggi andiamo in giro, quindi non mi sono informata più di tanto. Qua veramente dove ti giri è tutto bellissimo. Cioè ogni angolo ha qualcosa di spettacolare da vedere. Adesso siamo venuti fino su perché volevo fare una delle mie classiche foto. Lo sapete che sono fissata con le foto di Instagram dei paesaggi. E ora andiamo a vedere al molo per capire come si fa a traghettare sull'isola Palmari, o meglio se oggi è ancora possibile traghettare, perché in realtà in questo pomeriggio ci sarà la manifestazione, credo che si chiami quella delle piscine naturali, che praticamente consiste nella traversata. Ma guarda che forse ce la facciamo, siamo ancora in tempo. Ma ho paura, appunto, stavo dicendo che essendoci quella e bloccano il traffico. Già che abbiamo letto che sono di noci qua, ragazzi. Ah sì, wow. Mattarella. Wow. Mi ritorna la fame. Insalata di pollo. Eh sì, perché qui c'è tutto il dolce e qua invece ci sono tutte le cose salate. Essendosi la traversata a nuoto, probabilmente con certezza, vengono il traffico alle barche dalle 12.30 alle 19.30. Non lo so. Non me lo ricordo più, quindi secondo me se arriviamo in là poi non possiamo più tornare in qua. Però guarda, penso che il traghetto sia quello lì, forse è quello. Perché è stracolmo di gente, sì, ma ci mette poco, credo, deve arrivare al di là. Dicevano che la traversata è 4 km, quindi sarà... 4 km li faccio io a nuoto, ragazzi. Sì, adesso anche preso, gli è venuta la brillante idea di dire vado anch'io a fare la traversata. Faccio solo anch'io. Che sono io questa volta che gli rompo le palle, non voglio, ma semplicemente perché secondo me per nuotare così tanto bisogna essere molto allenati e l'allenamento di un nuotatore non è quello di una persona come te che va a correre. Anzi, scrivetemelo anche con un commento: Baso, no Baso alla traversata a nuoto. No Baso run. No Baso run. No Baso run. Ah, guarda il pesce fresco. Guarda, te lo faccio usare a novembre. Queste mi sa che erano le barchette che vedevamo ieri sera illuminate, ti ricordi? Sono appena rientrati dal mare. Qui sono già in fase di allestimento per oggi pomeriggio per la traversata. C'è già lo scivolo e, se non abbiamo capito male, dovrebbero proprio partire da lì le persone che vogliono nuotare e andare poi dall'altra parte, che vedete non è eccessivamente lontano, ma è comunque appunto una distanza di circa 4 km in tutto. E questo è bellissimo perché c'è praticamente il... come si chiama? Pallamano quello? Sì, pallanuoto. Pallanuoto, non mi viene mai la parola giusta, pallamano. 4 km verso di là, però. Dici? Sì, quelli lì mica erano 4 km. Sono 2, 1, quanto è? Un chilometro, no? Anche... Ah, quindi dici che è più da quella parte di là. Di là, sì. Sarà un altro percorso. Potrebbe essere. Oh, finalmente siamo riusciti a capire più o meno... Dove siamo. Sì. Adesso noi siamo più o meno esatto in quella passeggiata lì. Adesso proviamo ad andare alla chiesa di San Pietro. Chiesa esatto. Di San Pietro. Poi lì vedi. 7, palazzata mare, siamo palazzato un po'. Poi dobbiamo andare anche alla chiesa di San Lorenzo, che è quella laggiù, la 2. Chiesa di San Lorenzo, la 2. Esatto, lassù. Lassù dobbiamo andare. Quindi e poi ancora più su al 3, che è il castello Doria, che è quello che vedevamo prima, ti ricordi? Ah sì, abbiamo fatto proprio il giro più corto. Cioè sì. Arriviamo qua, poi fare così e poi così. Vabbè, tanto abbiamo tutta la mattina sì. Libera. Adesso ci aspetta tutta la scalinata per arrivare su alla chiesa di San Pietro e non vedo l'ora di essere là perché si intravedono i portici e dovrebbe esserci una vista spettacolare. Qui invece siamo nella zona della grotta Byron e praticamente poi arriveremo lassù, se non abbiamo capito male dalla piantina, quindi dovremmo finire là. E qui volendo ci sono tutte le scalinate per arrivare poi lì sugli scogli. Il mare è super trasparente e cristallino, è bellissimo. La vista è spettacolare. Incredibile, toglie il fiato per quanto è bello. È talmente bello da quassù che viene voglia di tuffarsi nel mare. Poi qui c'è proprio tutto il mare aperto, quindi non siamo più nella baia, nel golfo come siamo stati finora, ma da questa parte, quindi siamo in cima praticamente alla chiesa di San Lorenzo e si vede tutto questo dietro di noi, bellissimo.
Siamo riusciti a trovare Budino anche qui e ci guarda allo stesso modo. La cosa incredibile è quella. Identico, gli manca solo il collare nero. Mamma mia. Ciao patatino, ma chi sei tu? Sei un budino più bravo? Ma sei identico, sei? No, forse hai l'espressione più buona rispetto a Budino. Ciao. Si avvicina, quindi. Ciao. È un budino morbido. Sì. No, non ti considera Baso. Fa l'altezzoso. Sì. Eccoci arrivati alla seconda chiesa. Questa qui è la chiesa di San Lorenzo. Piccola sassa qui dove c'è il giardino all'ombra vicino al castello Doria, perché stavamo grondando, abbiamo beccato una giornata proprio di super sole, infatti ci sono tutte le spiaggette, le calette piene di gente. Comunque sono troppo contenta di essere riuscita a venire qui, perché avere un passo del genere a due passi, vabbè, sono 3 ore e mezza più o meno. Sì, sono 2 passi dal mare. Sì, sono 2 passi da casa nostra. Comunque non averlo mai visto mi dispiaceva troppo. È veramente, è un'emozione unica, è romanticissimo. E anche da quassù la vista è mozzafiato. Abbiamo trovato questo negozietto qua in centro che ha un sacco di cose buone e tipiche. A parte, guardate che bello, che ha fatto tutto l'albero addobbato con i tappi. Poi c'è proprio il pesto nei vasetti. Il testarolo di Pontremoli si sposa con il pesto fresco nella vicina Liguria, ma anche semplicemente... Ah, è tipo un pane, credo. Adesso non vorrei sbagliare, però sembra un pane. Cosa sì, dici? Sì, sembra del pane morbido, arrotolato. Non l'ho mai sentito, giuro, quindi non vorrei dire una... Fateci sapere come lo devo mangiare, che io lo mangio. Lo vogliamo prendere, dici? Vedi, però dice ragù di cacciagione, sugo ai funghi, salsa di noci e poi col pesto. Ah, ma guarda anche qui, tutte le spezie. Puoi parlare? Anche queste cose per cucinare sono fantastiche. Guarda. Aglio e peperoncino. Per fare già il condimento. Questo è essiccato. C'è anche qui una versione, i preziosi del Mediterraneo. Peperoncino frantumato, cipolla e porro. E qua la mia cosa preferita in assoluto, quella che amo e veramente adoro, sono i pomodori secchi, solo che non posso mangiarne troppi perché mi fanno male. Minica del Bosco. Ah già? La mini bottiglia. Subito lui. Questo da asporto praticamente. Ma come da asporto? Sì, da... prendo sacco, ci fa questo qua. No vabbè, ma che bella è questa focacceria che ha la tenda fatta tutta con maccheroni e penne. Wow! In questo posto ci sono infiniti tipi di pasta. Ci sono le trofiette, che sono uno dei miei formati di pasta preferiti. Questi qua che sono i crocchetti, non li ho mai sentiti. Sembrano fatti con simili all'ostia, insomma. E qua ci sono preparato per pesto alla genovese, non l'avevo mai visto, altra pasta. Nidi fatti a mano, che roba spettacolare veramente. E c'è pure la pasta tricolore, che è tra i miei formati di pasta preferita. Questa qui per esempio con anche la pasta nera non l'avevo mai vista finora, però mi attira tantissimo. Aperitivo per Baso, la focaccia di Recco. Io mi sono presa invece la focaccia ligure. Com'è? Lui la adora quella di Recco col formaggio. Calda, buonissima. È buona? Dopo questa mattinata veramente bellissima, sono contenta che siamo riusciti bene o male a vedere tutto quello che mi ero prefissata di vedere. Stiamo tornando all'hotel e andiamo a cambiarci, perché veramente è uscito un sole trebimeteo. Per fortuna ha sbagliato quando aveva detto tipo che oggi ci sarebbe stato il tempo incerto e anche un po' di pioggia al pomeriggio. Per ora direi che proprio non azzecca niente, va? No, direi che proprio non sembra che il tempo voglia peggiorare, anzi. Quindi andiamo a metterci il costume e poi mi butto dallo scoglio. Sì, ma anche perché questo mare, anche se non avevamo tantissima voglia, ma non è che non avevamo voglia di mare, non avevamo voglia di stare in spiaggia a prendere il sole, ecco, tutto il giorno fermi. Volevamo anche fare altro, insomma, non fare la vita da spiaggia. Però davvero questo mare invoglia tantissimo a tuffarsi, a farsi il bagno, quindi andiamo ad attrezzarci. Mini sosta e bagnetto in piscina per noi. Tra l'altro la piscina dell'hotel ha l'acqua di mare, quindi è qualcosa di fantastico. Stiamo tornando verso la traversata, quindi dall'altra parte, diciamo vicino al centro. Alla fine alle 2 c'era l'esibizione dei nuotatori, avevo letto, quindi ci sarebbero stati i ragazzi del nuoto che si esibivano e poi le ragazze del nuoto sincronizzato.
due o tre, non mi ricordo più cosa ho letto, però ci siamo fermati in piscina dell'hotel, quindi mi sa che quei tempi non ci siamo e non riusciamo a vederli. Arriviamo praticamente che staranno già iniziando i nuotatori non professionisti, tra virgolette, a fare la traversata. C'è una bambina, Beatrice Bruschi, che è desiderata urgentemente dalla mamma con i consorzi. Tornando ora verso l'albergo, così pensiamo di stare un paio d'ore in piscina, poi doccia e scegliamo intanto dove andare stasera a cena, anche se ho incontrato molti di voi e a tutti chiedevamo notizie, cioè consigli su dove andare a mangiare, perché in tante di voi che abbiamo incontrato sono di La Spezia o comunque di questa zona, e quindi abbiamo un elenco di locali tra cui scegliere. Comunque è stato un evento molto carino, non me lo aspettavo che fosse così pieno di persone, c'era veramente tantissima gente, e in più a un certo punto il DJ ha voluto cercare di emulare il flash mob Andiamo a comandare che hanno fatto in Salento, sì, se non sbaglio, e quindi ha messo la canzone e ha detto a tutte le persone di mettersi lì sotto. È stato molto carino, insomma. Era siamo bello. Passati da stamattina, che era proprio l'atmosfera più calma e tranquilla che ci possa essere, a oggi pomeriggio tipo calca di gente, musica a palla. Baso è riuscito anche a salire sullo scivolo alla grande, quello che c'era in acqua. Con questa luce al tramonto non so come sia possibile, ma il colore del mare è ancora più bello, è di un azzurro cristallino. Bene, ci siamo ragazzi, siamo pronti, puliti, 19:24, abbiamo mezz'oretta per raggiungere il ristorante, che è a 2,5 km da qui. Abbiamo l'appetito via incamminando, giusto, quindi a 2,5 km il ristorante Il Gambero. L'abbiamo scelto due piatti interessanti. Ho visto dei ravioli all'astice che mi hanno molto appassionato mentre li vedevo. Poi ho visto anche un buon antipasto di mare, adesso vediamo comunque. Sì, perché su TripAdvisor la cosa bella è che ci sono tutte le foto dei piatti, e poi abbiamo guardato proprio il sito del ristorante, sembra buono. Abbiamo visto a che distanza era. Ecco, quello non ci abbiamo pensato. Quei 2,5 km che mi faranno un po' incazzare. Però a Baso ha trovato l'ultimo posto, quando ha chiamato ci ha detto l'ultimo posto, vai piglia un culo particolarmente quando si tratta di mangiare, davvero negli ultimi periodi, quando anche su Appira, mi ricordo spacchi ragazzi, vi aggiorno comunque dopo, vedo col piatto cosa prendo, spaghetti all'astice, spaghetti. Vabbè, andiamo Baso. Non abbiamo ben capito perché TripAdvisor ci abbia detto che il ristorante si trovava a Porto Venere. In realtà era 2,5 km, ma era alle Grazie. Quindi alla fine abbiamo preso la macchina, perché sennò a piedi era abbastanza impossibile venire. Però era proprio la strada, più che altro è pericoloso secondo me, perché era proprio la strada. La strada principale. Però anche qui è bellissimo, quindi sono contenta di essere riusciti a venire anche da questa zona, perché secondo me è molto bello da vedere anche qua. E il ristorante è questo qui, praticamente sul mare, non proprio ma quasi, dai. Il mare è qui di fronte e ci sono attraccate tantissime barche a vela qua. Guardate che cosa ho scovato, il veliero. Ci sono talmente funi che non ci capisco niente. Cazziamo la randa stasera. Deve essere inglese però. Sì, dalla bandiera sembrerebbe. Britannica. Antipasto misto, proprio della casa. Questo qua si chiama Il Gambero. Ci sono varie versioni di pesce. Ne abbiamo preso uno in due. Per me spaghetti con le vongole veraci, invece Baso ha preso i ravioli col branzino, l'astice. Sono fatti in casa questi. Ravioli fatti in casa. E in più sono con la crema di limone. Si poteva anche salsa scegliere di limone, gamberetti e zucchine, però zucchine, era però. Diciamo che questa è un po' più pesante, diciamo, però quella doc è salsa di limone. Sì, è la c'è ricetta originale. Di panna. E per finire tagliata di tonno leggermente scottata con capperi, olive e pomodorini pachino. E come dessert per me una mille foglie con crema chantilly e frutti di bosco, questa qui è da mangiare al cucchiaio. E invece per Baso
una tortina al cioccolato con crema chantilly, fragole e fragole, basta. Non c'è niente da fare, l'atmosfera la sera con le barche secondo me è magica, veramente è qualcosa di stupendo. C'è Baso che vuole a tutti i costi che lo riprendo mentre saluta. Ciao. E non sta neanche più in piedi dopo tutto, ciao, quello che ha mangiato. Adesso ha bevuto anche il mirto. Allora va bene, facciamo una sintesi di quello che è accaduto questa sera. Ho veramente mangiato bene, ma ho mangiato ho mangiato antipasto, primo, secondo, dolce, accompagnato da un bicchiere di vermentino. Due bicchieri, Baso, cioè li stiamo già perdendo per strada. Ma veramente mangiato bene. Sì, ma infatti penso sarà la prima volta che lasceremo una recensione su TripAdvisor, che non abbiamo mai lasciato. Sono pieno, sto rotolando. Sì, infatti volevamo tornare a Porto Venere, ma mi sa che rotoleremo ancora un po' qui sul lungo porto, insomma. Ci torno di corsa per digerire. Sì. Adesso vediamo, guardate questo profilo, con dietro le barche illuminate. Bellissimo, non Baso, lo sfondo è bellissimo, la location. Allora, non negare l'evidenza, non neghiamo l'evidenza. Per riprenderci un po' dalla mangiata, perché ancora non ci siamo ripresi del tutto, abbiamo deciso di fare una passeggiata anche qui a Porto Venere. E anche la sera questo angolino è magnifico. È tutto illuminato. Già ieri sera dalla macchina l'avevamo visto, ma non avevamo potuto soffermarci più di tanto. E lassù quelle mini lucine che vedete proprio qua sono quelle del castello, del castello dove eravamo andati oggi, perché quella lì di fianco è la chiesa. E laggiù si vede solo il campanile di quella di San Pietro, invece quella dovrebbe essere San Lorenzo, se ho memorizzato giusto. Sì. Ovviamente siamo sul pontile e ci sono tutti gli yacht attraccati, quindi stavamo un po' sbirciando. Appena arrivati in camera, 3, 2, 1 e buonanotte! Buonanotte. Ciao.